Cosa ha detto? Ho preso le pizze. Vabbè, non è così cattiva. Cioè, no, vale, non è così cattiva, è veramente disgustosa, Alessandro. Ah. Vado io? Vai Paolo. Ah, sì, vai. Cioè, non è che... Un po' si è cotta poco forse. Perché attacca il ma non è cotta, sono gli ingredienti. Allora. Sono attaccati i denti, sono attaccati. Oh, buonasera. Salve, prego. Ma era lui il telefono? Eh? Era lui il telefono? Sì. Grazie. Carboidrati dopo il 18 sapete che non... Eh? Con questo Ha visto, ho messo il rosso perché va con tutto. Piscina? Come? Piscina. Non si sente? Non si... E se stendiamo il microfono di Materazzi? È che si incazza, ci dà una testata, no? No, Aspetta che ti sistemiamo il microfono. Ciao. No. Sei anche alto. Ci credo che segni sempre di testa. È alto, pirla, vai dove c'è la televisione, sembra più basso là, è ovvio, è lì la TV. Buongiorno. E lei chi è? Il secondo di Materazzi? Cazzo, se Materazzi ha la maglia di Ronaldo, sì. Sono contento. Basta entrargli sulle ginocchia un po' adesso, Ti hai capito chi è? Non è un tennista, Paolo? È tanto che ci siamo, un grande applauso, grande! Profittiamo. Marco, criticali, con quel fisico non dovrebbero mangiare carboidrati dopo le 18. Il fisico dopo le 18 non dovreste mangiare carboidrati, Sei sicuro che sono per voi? Se conosce, non so, uno che porta le verze a domicilio, chiamo là. No, io dico quello che penso, Quello che so, visto il fisico, mi sono permesso, scusate. Ah, no, ho fatto bene, capito. Fatto bene? Tutto bene? Sì, tutto bene, però... Sì, lo so, ma almeno lui... è una delle poche volte che lo può vedere da fermo, perché di solito... Una volta, Una volta, insomma... Ma sì, tengo le maniche lunghe, così... Allora, l'unica volta che marca un uomo a scemo, cioè, veramente... Tutto bene lei, venga, vuole approfitto, vuole sedersi un attimo, visto che ha portato le pizze. Dai i soldi al signore che magari neanche ha bisogno, che non tira a fine mese. No. Visto la maglia paga uno stasera? Non l'ho capito, scusi. Visto la maglia? Pago io? Sì. Sì, è il 99, va con tutto, vede. Bello largo, Ma, no, sono i due numeri o... Paolo, hai riconosciuto il ragazzo delle pizze, è pupo. Scusi, gelato al cioccolato? Ce lo fa un attimo. Pupo, lo fa già da cioccolato. Pupo, perché lavori alla pizzeria, Pupo? Perché lavori in pizzeria? Paolo! Ma è Pupo, ragazzi, ma state scherzando! Penso Ghinazzi, in arte Pupo! Devi capire, ha comprato lo shampoo al crack e al mattino lo usa. È Pupo! E poi impazzisce. C'è l'altro al cioccolato, dai, ti prego. Non vedi, ragazzi, c'è un braccio che sono tre gambe di Pupo, guarda. Guarda bene, non è Pupo. Guardatelo bene voi, è Pupo. Franz, vuoi mandarlo via senza pagarlo? Trasformati per spaventarlo. Pupo! Pupo! Prego, si accomodi. Ma scherziamo, ma i soldi? I soldi a Pupo. In un'altra vita era una capra, adesso un asino. Adesso. I soldi? Pupo! No, ehi. Allora... Quello si mimetizza, ma... Ehi, che cazzo sta facendo questo? Ronaldo! Arrivo! Ma che fai? Io! Vuole solo 12 euro, vuole! No! Cosa no? Aspetta, mandando giù il basilico. Cos'è che è? Sta buono! Non darglieli! Non darglieli! Perché no? Come no? No! Calmo, buono! Soldi. Io ho portato pizze, tu dare soldi. Cazzo, parla come Zidane, sentito? Veloce. Ale, ti vergogni per gli altri. Scusati con il tuo campione come farebbe Aldo Biscardi. Veloce. No, aspetta, non mi toccare, non le chiedo scusa, guardi. Non mi toccare. Sono profondamente imbarazzato, ma questi deficienti stanno veramente combinando la grossa. Basta, per favore, basta.
Ecco, non ho idea cosa stiamo facendo. Se non sarebbe qui, non sarebbe arrabbiato, è venuto per un motivo, smettetela di fare di incompetenti. Ti manca il riporto rosso e poi sei a posto. Ma senta, io poi i soldi li metto a posto io con Moratti, lasci stare, va bene. Ma no, senta, la... Marco, simila un fallo subito ed esci salutando il pubblico come fosse la tua curva. Che si incazza. Oh, vieni addosso? Io? Oh, allora, mi hai fatto male. Oh, dai, ragazzi. Cosa fai? Oh, non sono francese. Non mi pagate, allora. Cosa? Questa va matta! Vediamo lo viola, vediamo. Che entrato da te. Grande fuoco. Ci ha fatto male, Ci ha fatto male. Ci ha fatto una bella vecchia, wey. Ti ha tirato una vecchia, ha fatto una bella vecchia sulla gamba. Davanti a Razzi, grande, grande. Ti ha fatto una bella legnata, ti ha dato, Ha fatto male? No, ha fatto bene, mi ha fatto. Ma si è toccati da pupo, ma ti rendi conto, ma dai. Comunque io quando parlavo non lo sentivo bene, non lo sentivo proprio benissimo. Paolo, vuoi l'autografo di Pupo? Lo insegue uscendo in ordine sparso. Oh ragazzi, vi faccio fare un bel autografino da Pupo, perché è una cosa fantastica. Ti è arrivato anche il doccia schiuma, crack. Pupo. Paolino. Pupo, io voglio un autografo da Pupo. Lo capite? O no? Paolo, c'è la pizza. Potevi un autografo da Pupo, vado. E uscirne da ragazzo normale. Dov'è? Vabbè, avanza una pizza. Ale Franz, qual è la squadra più forte? Decidetelo in dialetto umbro. Sei partito malissimo. Stai facendo il giro della Calabria. Non ha fatto vero. Oh, mamma mia. E ci stanno i lupi. Sono passato alla Foligno ieri sera. Sei passato alla Foligno. Mamma mia, Don Carmine. E allora? Ci facciamo l'agnello. Ci facciamo l'agnello un poco d'agnello. Facciamo un poco d'agnello Alessandro. E fra Franz. Come cazzo andiamo avanti? Adesso ti dico col mattarello. No, no. Non lo so. Per fortuna che sono andato. Sei capace di Bradiaco. Vado io. Vai tu. Din don, din. Era più buona la mia. Ma ti rendi conto che è arrivato Materazzi a consegnarci le pizze? Capì! Chi è? Oh, buongiorno! Buonasera, piacere. Cristian, sei di un'altra pizzeria e triste affermi che quest'anno non riuscite proprio ad arrivare mai prima di quell'altro fattorino. Ma com'è che si chiama la pizzeria? Milanello, la pizzeria che c'è qui all'angolo. Arrivi, le pizze le prendiamo, sapevo. Se non mi entra sulle caviglie sono quest'anno contento. Quest'anno non c'è una volta che riesco ad arrivare prima di quell'altro. Quello lì, alto, pieno di tatuaggi, quello lì. Sì, ma io non lo volevo neanche fare. Non riesco mai ad arrivare prima di lui quest'anno. Ma porca, ma venga, dai. Venga, non so se vedi l'aspettata così. La mia pizzeria non arriva mai prima della sua. Sì, quest'anno è andata così, però per 17 anni è arrivata prima la nostra. Ale, sei triste per lui come se avessi vinto alla lotteria. Forse perché quest'anno è partita anche da meno 8 pizze, lei quindi ha fatto un po' più fatica. È vero? Tutto bene? Col peccato. Sì. Grazie, le do subito i soldi, anzi magari... Che miseria, che campionato brutto quest'anno, eh? Ma mi dispiace perché siete... avete avuto un po' di sfortuna. Venga pure qui davanti, esci munito. Il resto voglio dire. Franz, sei solidale con il ragazzo, il futuro è vostro. Usa la retorica del condottiero. Amra, c'è veramente Saturno contro tu stasera. Vabbè, ma dai. Vinceremo, non avremo paura delle nostre sconfitte e anche se cadremo ci rialzeremo perché ogni obiettivo... Cos'è che c'è da guardare te? Che cazzo ne so, sei più noioso di Galliani. Ogni obiettivo è raggiungibile. Noi possiamo farcela, siamo una squadra forte e possiamo competere in Europa come in Italia. Ok. Io comunque credo nel mio cuoco, nelle sue ricette e andrò avanti così perché alla fine vincerò io. Porca miseria, è bello. Vedi giocare tante volte contro l'Inter, cosa ti succede? Vai via con la testa. Grazie per le pizze. Grazie. Scusa, dimenticavo. Dica. C'è una cosa, siccome Ronny può giocare solo in campionato, come vedi, no? Lega Calcio. Se no. In Milan qualche partita in Champions la può ancora giocare, quindi.
No. Eccola qua. Non questa è per te. No, non ci posso credere. Ma grazie. Vabbè, ma ci vuoi fare?